Buongiorno ragazzi, benvenuti qui da Mao in cucina. Stiamo sistemando un po', siamo appena rientrati dal mercato delle carni. Facciamo un bel caffè. Ecco qua, ho preso il grasso. Ho preso delle cotolette d'agnello. Ho preso dell'interiore del miello, e una bella gamba di agnello, okay. Allora, diamo una ripulitina sul bancone, sulla cucina, facciamo un bel caffè, questo inizio. Prepariamo un bel caffè. Caffè, andiamo a preparare. Allora, signori miei, siamo pronti? Facciamo una bella panada oggi. Contenitore qui, se magari il caffè lo spostiamo, facciamo così, lo mettiamo fuoco alto, però non fa niente. Allora, abbiamo la nostra farina, ecco qua, 750-800 grammi. Ok, mettiamo una bella tazza di acqua tiepida.
morning, Carl. Happy New Year, boy. Do some cooking today. Preparing some dough for a Sardinian recipe called panada. I got lamb fat, lamb liver, lamb heart, lamb lungs, lamb chops, all sorts of things. I'm gonna make magic panada today. Let's see. So, some flour. Start to mix. For this recipe, you need lard, very cheap, 35p in the supermarkets. Cheap than anything else. Okay, we cut in small pieces now. About 40 grams, Carl, 40 grams, no more. Okay, start to cut it in small pieces. It is a succulent recipe from Sardinia, from my city, near my city, Cagliari, little village called Assemini, very small village. Traditional dish, it goes with fish or lamb. No, not any fish, but eels, you know, eels, E-A-L-S, don't pronounce it properly. Anyway, there we go. Start making the dough. I add a bit of salt, obviously. 1 minute. Nice pinch of salt. There we go. Mix the water slowly, yeah? No rush. Add water bit by bit. This doesn't have to stay, you know, rice or anything. You can have it soon after. It will cook in the oven for 1 hour, 40 minutes. Okay, ragazzi, la nostra panada di Assemini. Okay, add water gently, slowly, gently. Work the dough nicely. For a good 15 minutes, 1-5, no less, otherwise it's not good. Yeah, it has to be not soft, not too hard either, yeah? It's like a pie, really, it's like a pie. Water. How are you doing, Carl? I trust you're on holiday as well. Sites are closed for Christmas. How are you doing with COVID? Play safe, man. Play safe. Bloody crazy, this virus. I'm a high risk, central London. As you can, we keep adding water gently, one bit at a time. So for this dish you need potatoes, garlic, parsley, dried tomatoes. And extra virgin olive oil. It's succulent.
then I laid lamb chops, potatoes, garlic, parsley, and again, a couple of layers, and then you wrap everything into the pastry. You put a little hat close it. Okay, I made a significant, quite big pie today. Our panada. Okay, I can feel the fat melting. Yeah, I have to work on it quite a lot. Take your time, you know, no rush at all. Okay, now it's becoming consistent. Really, you need a place to work, but we are home, as you know, in London, there is no space. You know better than me. I just went to Smithfield Market, by the way. Lamb was very expensive today, but doesn't matter, it's another story. Okay, now I transfer my dough here. I keep working. So what do you do, Carl? You basically stretch it, yeah, and then fold it. On and on and on, for at least 15 minutes. If you don't have a lard, you can put extra virgin olive oil, it's the same. Plain oil, it doesn't really have to be an expensive dish at all. Okay, 1 minute. Thank you.
controlliamo qua il nostro caffè, c'è quasi pronto. E anche con il maido. I'm gonna preheat my oven. Make sure it's very hot. Then I cook my panada for about 20 minutes, 25 minutes at 200 degrees, then down to 180, 170 after for another hour 10. Altogether, 1 hour, I judge 1 hour 40 minutes to cook. Okay. You need one egg, egg yolk, slowly, slowly it's getting together. It's nice, it's ready now. Switch it off. We keep going, we keep going, we need to work the dough nicely, it's not ready at all. When you start seeing bubbles, then you can tell, so it's not ready. Put some energy, strength, a bit of exercise. Keep going. Okay. Right. Okay, on this side, start to prepare my lamb chops. Beautiful meat, really beautiful meat. Okay. There we go. Ecco qua, qui abbiamo i nostri fegatini, cuoricino, molto bello. Continuiamo a lavorare la pasta.
bisogno di posare le mani ogni tanto. Copriamo la pasta lì. Adesso prendiamo il nostro fegato, tagliamo la carne. Allora, dobbiamo separare le varie carni. Un bel fegatino, tiriamo via. Ecco, tagliamo a pezzi il nostro fegato. Molto bello. Ecco qua, tagliamo a pezzi anche il cuore, i polmoni, okay. We cut the liver, the heart, it's nice. Okay. Remove some of the fat. Proper knife today, but that's fine. Tagliamo il polmone a pezzi, molto buono questo, ci vuole un altro coltello però abbiate pazienza. Devo trovare il mio coltellino, quello più affilato. Ok, tagliamo il cuore, rimuoviamo il grasso dal cuore. Molto bello.
questa carne è spettacolare, ragazzi. Faccio pezzi grandi, ok? Poi ci mettiamo il nostro grasso intorno. Veramente bello, ragazzi. Tenete un pezzettino di trachea. Allora, ritorniamo adesso un attimino alla lavorazione della nostra pasta. Ragazzi, spostiamo un po' la carne un attimino per fare un po' dell'uno e un po' dell'altro, altrimenti non finiamo. Non va bene. Allora, torniamo alla pasta e continuiamo a lavorare. Io vi do dei piccoli break perché non sono così forti. Adesso la mia. Poi bisogno di un goccino d'olio perché non è elastica come l'avrei voluta. Non ho messo, ci voleva un pochino più di grasso. Adesso ci metto il grasso, non è importante, poco d'olio. Ecco qua. Servire bene l'olio. Troppo asciutta. Adesso che qui c'ho il mio grasso. Nel frattempo ci facciamo anche il caffè. Hey guys, add some olive oil. A bit dry my pastry. Ecco qua. This is for my gorgeous stuff, boys. Gorgeous stuff. My wrapping. Touch of oil. I'm cutting two halves because it's a bit difficult to work on it. A bit difficult. Già lavorare, ragazzi, lavorare la pasta è bene, se deve assorbire tutto l'olio adesso.
mi do i miei 2 minutini di riposo. Coprita bene, mi raccomando. Allora, arriviamo al dunque qui. Dunque, stendiamo la nostra... Guardate che bello. Ok? Stendiamo la nostra... In qualche maniera... Ti devo organizzare, ragazzi. Spostiamo la pasta in un piatto. Qua. Adesso mettiamo la nostra, il nostro grasso. Che splendore, ragazzi. Che splendore. Ok. Adesso ci mettiamo i nostri cuore, il polmone, un po' di fegato, ok? Mettiamo tutto intorno e ripetiamo così. Ragazzi, questa è una mia invenzione, non è che tutto intorno a girare. Adesso la chiudiamo. Sì, per bene. Per bene, vuole stretta. Ragazzi, uno spettacolo, c'è poco da dire. Questo è uno spettacolo. Cioè, costa una fesseria, ma è buona. Cioè, è buona veramente. Ok, dobbiamo proprio chiuderla. Per bene, c'è un pochino di grasso qui, ok, vediamo la forma, andiamo davanti e dietro, ragazzi, questo è il sogno, da... cioè, non avete idea voi, eh? Scusate ragazzi, ok? Ci mettiamo un po' di pepe, un po' di sale e ragazzi tutto intorno così facciamo sempre bene così. La peppiamo, non so se è giusta la parola, peppiamo, la peppiamo. Bello, abbondanza. Bene. Allora, adesso passiamo alla nostra pasta. Ok, le faccio un pezzettino piccolo così, una palina così, e una che spianerò bene, chiudiamo il bancone. Abbiamo poco, proprio poco spazio qui, vero? Sto reinventando la cucina. Pulito il bancone, asciughiamo,
farina. Prendo la mia palla. Adesso la spianiamo. Pallina. Ragazzi, questa è una panatina che mi sono inventato io stamattina. Buongiorno amo, siamo di panada all'inglese, proprio. Ci sto mettendo la coratella più il grasso, vediamo come va a finire, no? Vediamo se sia buona. Ho fatto la pasta con lo strutto. E poi ne facciamo una di agnello, vero e proprio. Ho fatto riscaldare il forno per bene, adesso devo preparare il contenitore per la panada. Poi ragazzi faremo dei calamari fritti. Scusate un po', però siamo ancora un pochino addormentati, ma che spettacolo, amo, sono uno di via delle rondi. Ma che cacchio, oh ragazzi, grazie, i complimenti fanno piacere, è bello ricevere complimenti di questi tempi, poi mamma mia. Qui spianiamo pian piano, senza fretta, dategli un po' di spessore, non fatela troppo sottile, altrimenti si buca. Senza fretta, ci passiamo l'ora. Ecco qua ragazzi, sta prendendo la sua forma. Stendiamo la pallina un po' più piccolina per il coperchio.
ragazzi. Questa è la contenitore per la panada. Adesso puliamo due patate. Ecco qua, faccio un po' dell'uno e un po' dell'altro, ragazzi, come vedete. Facciamo asciugare la pasta, fermo, ok, io continuo a stendere. Adesso siamo arrivati proprio al punto giusto. Benissimo. Allora, spostiamo le patate qui. Io ci metto sempre un po' di farina sul fondo. Essere sicuri che sia bella asciutta. Allora, adesso spandiamo la pasta, mettiamo la pasta dentro, ecco qua, devo fare un po' di peripezie. Allora, io la prendo così e la metto in qua. Io c'ho tre patate, scusate. Fette tonde, belle grosse. Che mi tenga un po' in piedi. Tutto. Sì. Ce ne vuole anche un'altra in realtà. Vabbè. Abbiamo poco spazio. Mettiamo dentro la nostra panadina. Adesso ci vuole il coperchio, ragazzi. Okay. Non metto altro olio perché c'è il grasso. Adesso facciamo il coperchietto, veloci veloci. Prendiamo i coltelli. Quattro spicchi d'aglio. Adesso prezzemolo. Una bella manciata di prezzemolo. Adesso andiamo a coprire. Ecco qua. Un po' vicino a noi.
o meglio per chiuderla, non è facile, non è facile. Andiamo proprio a tappare la pasta. Allora, la mia panadina interiora, non so cosa ne pensiate voi, cosa ne pensino gli asseminesi. Appena la chiudiamo così, qua, ragazzi, questo. Allora, a questo punto vi facciamo il girettino così. Non sono capace io. Non sono capace a fare queste cose. Si dovrebbe farmi girare e chiudere bene. Allora, adesso ci mettiamo il tuorlo nuovo. Ok, dai, sentiamo il bestia. Vai. Metterci l'uovo, devo spostare qua, faccio da vicino la panadina, adesso va in forno. A 200 gradi, ragazzi, ok? Adesso passiamo alla seconda panadina. Bene, però ok, allora torniamo a noi, lavoriamo la pasta un altro po', la mia panada fatta con la coratella la faccio cuocere logicamente molto meno, ragazzi, non è che qui adesso mettiamo la pasta di cuocere qua un attimino, sbarazziamo. Siamo bene, ragazzi, mi raccomando, pulizia è una cosa fondamentale. Il mio caffè sta raffreddando, ma non fa niente. Di agnello, ragazzi, la tiriamo fuori, faccio vedere la qualità della carne, uno spettacolo, ragazzi.
ragazzi, fate voi. Bella, eh? Bella veramente. Allora, torniamo alle nostre cose. Dobbiamo preparare un po' d'aglio tritato questa volta. Quindi mi devo organizzare. Un pochino d'aglio. Ecco qua, una testa d'aglio. Costiamo la nostra pasta. Martelletto. Siamo a casa, ragazzi, non siamo in un ristorante. Ok, trittiamo l'aglio per bene, andiamo nella lavattina. Ci aggiungiamo il prezzemolo, poi lo possiamo mettere anche dopo, non è che... Spostiamo l'aglio, quindi procuriamo il balcone. Ecco qua, allora ragazzi, che facciamo? Mi serve il contenitore per la panada, quindi devo muovere le mie cotolette. Se qualcuna è un pochino troppo grande, vabbè, ce le faremo stare. Guarda che bello. Ok, allora abbiamo il contenitore per la panada. L'aglio, però ho bisogno di un caffè, ragazzi, ho bisogno di un caffè. Ok,
Adesso a me piace fare una cosa. A me piace il caffè riscaldato, ditemi quello che volete. L'ho appena fatto, ma riscaldatemi. Riscaldiamo e prendiamo un po' di prezzemolo. Che mischio con l'aglio. Ecco, con una bella manciata di prezzemolo. Bella spruzzata di olio d'oliva qui con il prezzemolo e l'aglio. C'è il grasso dell'agnello, quindi non ne metto troppo. Va bene? Adesso torniamo alla nostra panada di agnello, anche qui la tagliamo pezzo per il coperchio, facciamo bella elastica e l'altro lo facciamo stendere. Allora, un pochino di farina. C'è tanta carne, per dire la verità, però... Spegniamo il caffè. Facciamoci il caffè, qui non si esce bene. Ecco qua, una bella tazza, caffè come lo bevono gli inglesi, l'ho fatto bello forte, quindi non esagero, un gocci. Ci mettiamo poco zucchero. Una puntina proprio. Allora ragazzi, che si deve dire oggi? Che si deve dire? Aspettiamo che passi anche questa giornataccia, per il fatto che del 2020 è andata male a tutti. Brexit, il Covid, tutti i casini in questo mondo, ragazzi. Qui c'è il vino sardo. Abbiamo l'olio italiano, siamo a cavallo qui ragazzi, va bene così, sbarazziamo. Da tenere sempre pulito ragazzi, sempre pulito. Ecco qui, allora inizio ad aggiungere un po' di pepe al mio, alla mia carne. Dobbiamo mettere anche il sale, logicamente, ma non troppo, un pochino. Questo è sale minerale, quindi. Allora, continuiamo a spianare questa parte, il caffè lo assorbe. Questa è la panada di agnello. Ok, facciamo una cosa carina, è possibile.
colpo d'occhio all'altra banana, se sta andando bene. Adesso però, ragazzi, cosa faccio? Io faccio riposare la mia pasta perché ho cambiato idea. Facciamo andare la prima panada, assicuriamoci che sia cotta e poi passiamo alla seconda. Per il fatto che è molto alta il contenitore, quindi non ho spazio per due. Lasciamo così, facciamo riposare la pasta un pochino, beviamoci il caffè, sbarazziamo qui in giro. Va bene ragazzi, sa che chiudiamo, ci sentiamo fra un'oretta per la seconda panata. Ciao ragazzi, buona giornata.